per l'assessore regionale. Pronto? 3, 2, 1, via! Bravi! Ok, molto bene. Allora, assessore, oggi inaugura la sua sede qui in centro a Teramo, possiamo dire che inizia ufficialmente la sua corsa per questa seconda campagna per le regionali. Sì, oggi inauguro questa sede a Teramo, in via Veneto, in pieno centro, perché voglio che sia un luogo di incontri ma anche di confronto con i cittadini a cui logicamente sono sempre legato, perché voglio ascoltarli, perché spesso mi danno dei consigli anche per quanto attiene l'amministrazione, quindi con i loro consigli voglio migliorare ulteriormente l'azione amministrativa. È stato fatto tanto in Regione Abruzzo, ritengo, con una pandemia e un'emergenza sanitaria che non era mai avvenuta, quindi il programma elettorale ha dovuto un po' rallentare, però ritengo che abbiamo raggiunto degli obiettivi importanti, soprattutto per quanto attiene le mie deleghe, il lavoro, le tante vertenze da gestire, spesso con un esito positivo. Abbiamo scongiurato delle delocalizzazioni, poi il sociale col nuovo piano, un piano veramente che rappresenta una sfida perché è previsto un finanziamento per tante misure con una dote finanziaria di oltre 450 milioni per andare incontro alle persone in difficoltà, alle persone fragili, un capitolo per un fondo speciale da destinare ai tanti progetti che permettono un'inclusione non solo sociale ma anche a livello morale, che permette di rimuovere ogni forma di barriera. E poi la polizia locale, ho puntato molto anche su questo corpo che garantisce la sicurezza, prima non era stato fatto nulla, io ho voluto l'osservatorio, ho istituito la scuola di formazione, tante le misure messe in campo come l'ITS, non voglio qui stare a fare la sintesi, però spero che i teramani, gli abruzzesi abbiano apprezzato il lavoro fatto e voglio continuarlo a fare nell'interesse del cittadino, perché sicuramente deve essere il punto di riferimento per noi amministratori. Come ha detto lei, tanto il lavoro fatto, tra l'altro lei è reduce da un risultato delle scorse elezioni molto importante, ha raggiunto quasi 9.000 voti, che cosa si aspetta per questa nuova campagna? Sì, è un risultato importante, adesso però è un'altra elezione, sono passati 5 anni, ho amministrato in regione, quindi sicuramente i cittadini della provincia di Teramo, perché il collegio della provincia di Teramo, sicuramente avranno gli strumenti per valutare l'operato di Pietro Guarnesivale, ma le persone sono molto intelligenti e sapranno scegliere la persona giusta che potrà continuare appunto a rappresentare questo bellissimo territorio.